Quel momento in cui alle 8:20 di sera sei soddisfatta del tuo lavoro perché hai ribaltato mezzo sul palco, hai fatto già gran parte del decluttering, hai caricato un materasso in macchina con relative doghe e lo hai portato via dal soppalco, e poi ti ritrovi ancora con la casa così. Abbiamo tolto tutto, i cuscini ancora Tolta pure me. sfoderati, qualcuno che Mi ha no, tolto le energie. qualcuno che è distrutto, e poi vabbè, questa è la codesta situazione attuale. Ecco qua, sto facendo proprio grandi cambiamenti, grandi spostamenti. Ed in realtà arrivi poi alla sera e ti rendi conto che non hai filmato niente. La solita tuta da casa che non avevo ieri sera e avrei bisogno di una doccia come consueto fare per svegliarmi, ma dal momento che so che suderò come un cammello pulendo il soppalco, i cammelli sudano, sì, penso di sì, finendo di pulire il soppalco ho detto no, forse è il caso di farsela dopo. E grande decluttering, ragazze, grande, grande decluttering. Niente, ho incominciato, ero partita con gli armadi, poi sapete che sto comunque sia smontando tutto perché voglio lasciare la casa praticamente pulita, senza tende, senza niente, in modo che al mio ritorno devo solo più che mettere nuovi tessili. E niente, sono andata a rivedere l'armadio, a revisionare l'armadio di nuovo, nuovamente, sì, perché ho notato che questa cosa mi sta facendo star bene, nel senso che poi più stanno passando i giorni e più sto prendendo forza e coraggio di andare ad eliminare davvero tutte le cose che non metto e che non utilizzo, quindi anche nell'armadio. Alcune delle cose che avevo visto, voi ormai il video dell'armadio l'avete visto 4 venerdì fa, 3 o 4 venerdì fa. Mi sono resa conto appunto che ho preso, non ce la faccio, un sonno e una stanchezza senza senso. Mi sono resa conto e ho preso proprio la forza di andare proprio ad eliminare tutto quello che non uso. Ci tengo anche a precisare che siamo sempre nei soliti giorni, quindi nella stessa settimana, quindi dal video dell'armadio, poi c'è stato il video per partenza 1, il video per partenza 2 e adesso questo, quindi è passato un mese perché sono 4 video con questi. E invece ci tengo a precisare che ovviamente siamo nella stessa settimana. Molto probabilmente quando voi, no, senza molto probabilmente, sì, quando voi vedrete questo video, in realtà io e Milena saremo finalmente in vacanza. E anche lì cercherò di filmare. Sì, filmerò sicuramente qualcosa. Ecco, non so se riuscirò magari a editare il video perché siamo via, saremo via, e quindi di portarmi il PC dietro non penso di averne voglia. Però magari poi, ecco, al mio ritorno sicuramente vi racconteremo qualcosa e vi mostreremo qualcosa. Non so, rimane tutto così un punto interrogativo, come ultimamente dagli ultimi video
dagli ultimi video a oggi, però senza che parlo tanto, direi che sono già le 8 meno un quarto, dalle 6 e mezza che ero sveglia, e direi che è il caso di iniziare perché oggi voglio davvero, davvero finire tutto in modo da avere poi anche il tempo di incominciare a preparare le valigie. Ma sto ancora aspettando la mia valigia, nel senso che quella di Mille è arrivata perché abbiamo ordinato delle valigie nuove, perché con la compagnia aerea che abbiamo preso per questo viaggio qui aveva una differenza di 5 centimetri rispetto alle altre compagnie aeree che abbiamo usato, quindi il bagaglio che avevamo noi era da 55 e invece questa compagnia aerea lo vuole da 50, quindi abbiamo dovuto ordinare due valigie. Vabbè, comunque sia, sono sempre utili. Io direi che possiamo cominciare. Sì, ci sono. Allora, sono le 10:20. Ho fatto, ovviamente non sono riuscita a filmare tutto, però ho fatto già tanti giri di cose da buttare. Ho fatto il giro dalla vicina e ho portato un sacco di cose che non metto, perché io facevo parte di quella categoria di persone che c'erano i saldi e comprava. Anche se le cose non gli andavano strette, le comprava perché, ma sì, tanto mi manca un quarto di centimetro, figurati, butto giù un po' di pancia e mi entrano. E quindi mi ritrovavo ad avere nell'armadio delle cose nuove mai messe, che tenevo lì nella speranza di dimagrire. Però sono giunta alla conclusione che io sono qui adesso e ora, quindi per fare decluttering voglio proprio tenere, per quanto riguarda i vestiti, quello che mi va adesso e anche come mi voglio vestire adesso, perché poi nel corso degli anni uno cambia e modifica il suo abbigliamento. Fino a poco tempo fa dicevo: no, non butto più niente, tengo, perché tanto poi le cose tornano di moda. Per carità, è vero, però magari la taglia cambia. Quindi, boh, ho proprio liberato ulteriormente l'armadio rispetto all'ultimo video che voi avete visto. Poi sono andata dalla vicina, ci siamo presi il caffè, poi abbiamo chiacchierato e si è fatta quest'ora. Nel frattempo la vicina mi ha regalato dei pomodori e delle pere. Qui abbiamo tutto il delirio, qua c'è un sacco a pelo lavato che non è nostro, ce l'avevano prestato, quindi è il caso di portarlo a chi di dovere. La prima valigia è arrivata, non so se ve l'avevo fatta vedere, e adesso è appena arrivato il corriere che ci è appena arrivata la seconda, cioè la mia. Però prima di fare le valigie voglio mettermi sotto ancora e cercare di finire tutto sopra, quindi andiamo avanti.
Non vedo mai la fine. Adesso sto provando a fare spazio, quindi sto spostando, spostando e rispostando, ma finché tutte le cose che do via non vengono a prendersele, riesco a fare ben poco. L'intenzione finale è quella di fare come mi avete consigliato, ovvero di mettere, ovvero, vedete, tutta quella roba lì è roba che deve andare via. Qua tutta roba, vestiti nei sacchetti, asciugamani, corredi, corredini, e questa e l'altra fila, praticamente ho due file di scatole che sono cose che vengono a prendersi e devo dare via. Quei due mobiletti che solitamente, per chi mi segue dall'anno scorso lo sa, tenevo tutte le cose estive, asciugamani, cose per la piscina e per il mare, che d'inverno porto su e d'estate invece portavo giù dove ho la lavatrice. Quest'anno non li abbiamo usati. Ho messo dentro, scusate il fiatone, questi qua credo che li daremo via o magari provo a portarli tipo ad un mercatino dell'usato, compreso lo stereo del 14-18 che non so chi prenderà. E poi dietro ancora delle sedie, vabbè, là dietro ho buttato al volo ombrelloni, sedie, sdraio, tutte quelle cose lì. Quindi qua ancora tutto da sistemare. Poi le mie scarpe le ho messe qua, in queste scatole qui. Ho cercato di dividerle bene o male per tipologia. Però adesso faccio un bel sacco di scarpe che non metto più, ho sentito una mia amica, le accetta molto volentieri, quindi sì, insomma, scarpe che tenevo e non volevo comunque sia buttare, molte delle quali sono nuove, tipo ho messo una volta per un matrimonio, ho messo ad un capodanno, ho messo a Natale, sono rimaste lì, e quindi adesso forza e coraggio e inizio a liberarmi anche delle scarpe. Sono riuscita a selezionarne solo un po', e nel senso che è una cosa molto difficile per me. Comunque sia, tutte queste praticamente 2 anni che non le metto più. Pensare che ci andavo a fare la spesa e ci camminavo su questi tacchi. Adesso ormai sto proprio solo comprando tutte scarpe basse, cioè le ultime scarpe acquistate. Mi rendo conto che sono tutte praticamente piatte, o paperine, o vedete, cioè sono praticamente tutte piatte, non riesco più a stare sui tacchi. Devo fare anche una selezione qua dentro. Qua ci sono tutti gli stivali e le scarpe estive. E dovrei anche fare quello, ma adesso ho le idee un po' troppo confuse, quindi è meglio che mi calmo e intanto metto via queste. No, mi sto rendendo davvero conto che cioè è proprio dura liberarsi delle cose, nel senso che, come vi avevo detto, io avevo già dato via, buttato, comunque sì, avevo già eliminato molte cose, però tenendo appunto quelle cose che non riuscivo a buttare, quelle cose che comunque sia non metto. La selezione con Mari forse l'avrò fatta tipo 2 anni fa o un anno fa, non mi ricordo esattamente, eppure ho tante cose che ho tenuto dalla prima selezione e sono cose che non metto. E sì, alla fine ti ritrovi a tenere cose perché sono un ricordo, perché ti spiace o perché, ma tanto non le metti, quindi se non le metti è inutile tenerle. Però vi assicuro che non è semplice, credevo di... E invece... Quindi ho cambiato idea, adesso voglio controllare anche tutti gli stivali invernali. Senza pensarci due volte ho preso lo scatolone della valigia, così vado poi a portarli negli indumenti. Quindi sulla fine cosa abbiamo tenuto?
proprio solo quello che mettiamo. Quindi ho tenuto un paio di stivali, ma questi in realtà li ho messi una volta e non li metto più, però insomma li avevo pagati abbastanza. Allora li tengo perché so che è il genere che piace a mia mamma, quindi li tengo qua, quando poi arriva glieli do. Io terrò questi. Vabbè, insomma, non sto a farvi vedere cosa tengo perché non penso che vi interessi. Metto via tutte queste cose qua. Così. Sì. Ok. Poi furba che sono, cioè mi sono proprio scombo. Mi sono chiusa con le scatole, quindi sto lavorando in uno spazio strettissimo. Sto morendo di caldo, non è che prima elimino tutte e poi no, perché c'era talmente tanto caos che ho dovuto chiudere qua per dare un attimo una linea di... Ok, vado a portare via tutte queste cose. Niente, alla fine le scarpe alla mia amica non vanno. Mi dispiace perché alcune sono proprio davvero nuove, poi però comunque sia, cioè sono modelli che davvero non si usano più, li ho messi comprati e messi solo una volta perché li avevo messi con quel vestito in quella particolare occasione e niente, quindi andiamo a mettere tutto, a buttare, ops, ops, ok. Sarà meglio andare a buttare tutto, senza pensarci due volte, se no poi rischio di tenerle. Allora, io sono KO, sono praticamente KO. In realtà qui non è cambiato molto. Sicuramente adesso qua è tutto libero. Qui ho ancora il mobile dove ho i documenti, dove tengo i documenti, le agende e sotto, sotto tutti i detersivi e le spugne. Praticamente qua sotto ho eliminato il materasso che non c'è più. Niente, questo qui è il tappeto che noi usiamo poi d'inverno, quando faccio il cambio di stagione in camera tolgo quello giallo e metto quello. Questi cuscinoni non li stiamo più utilizzando, penso che darò via anche quelli. Qui abbiamo appeso un'amaca perché Mile ha un progettino da fare qua sopra, un progettino molto economico perché vi ripeto siamo sempre alla ricerca di casa. Ma non posso fare più di tanto perché finché non mi viene liberata questa zona qui, quindi finché tutto ciò che deve essere portato via non viene portato via, io non riesco ad avanzare con le cose che ho là dietro e a liberare tutto. Indubbiamente sono contenta del fatto che ho fatto una grande pulizia. Quello sì, ho fatto proprio una pulizia a fondo e ho eliminato davvero, davvero tante cose che non utilizzavo. Quindi, se non fosse per il fatto che adesso in questo momento so di averle date via, cioè nel senso secondo me tra un paio di giorni mi dimentico addirittura perché sono cose proprio che non ho mai cercato. E su si pensava di, non so se ve l'ho già detto prima, scusate sono un po' stanca e stonata, si pensava, abbiamo deciso di ascoltare il vostro consiglio, quindi di andare all'IKEA e prendere quei mobili quadrati. Quelle pseudo librerie che sono fatte di quattro quadrati, prenderne un paio prendendo bene le misure e metterle su tutta la parete con i vari cesti da mettere dentro e mettere tutto lì, cercare di far stare tutto lì in modo da eliminare le scatole e tenere praticamente sopra tutto sgombero, tranne poi dove c'è lì l'angolino dove verrà messa l'amaca e penso che Mile vuole prendere due futon piccolini, insomma, spostare l'angolo meditazione vuole spostarlo di là, invece nel resto delle pareti vogliamo appunto mettere quei cosi lì. Però anche per prendere quei cosi lì aspettiamo perché tendenzialmente vengono sulle 40 euro, mi sembra, adesso sto
proprio dicendo così a caso, perché effettivamente adesso non sono andata a guardare, però mi ricordo con certezza che ogni tanto IKEA fa queste super, super mega offerte, quindi quei mobili che vogliamo noi, ogni tanto quelli nel colore bianco li mette a 19,90 euro. Quindi adesso li continuo a tenere sott'occhio sul sito di IKEA online, sul sito di IKEA online, e come di nuovo ritorno a quel prezzo lì andiamo e ne prendiamo 5 o 6, insomma adesso poi prenderemo bene le misure. Sono soddisfatta nel senso che comunque sì, ho fatto un lavorone, anche se in realtà non è che si vede poi più di tanto sopra, anzi forse adesso c'è più caos ancora rispetto a prima, però sono soddisfatta del fatto di aver fatto spazio, nel senso che mi renderò conto dello spazio una volta che chi dovrà venirsi a prendere tutte le cose verrà a prendersele. E poi sicuramente quando prenderemo quei mobiletti, insomma, il soppalco cambierà, diventerà un po' più vivibile, non proprio a sgabuzzino come abbiamo fatto fino adesso. Niente, io sono praticamente KO, però adesso mi faccio venire la voglia e la forza di sistemare ancora qua sotto. Non so perché ho avuto quest'ideona di mettermi a fare, è partito tutto con gli armadi. Poi è partito tutto col fatto che prima che parto voglio togliere, lasciare la casa praticamente neutra, no? Nel senso voglio lasciare la casa così, e poi una cosa tira l'altra e boh, mi è venuta questa cosa qui. Non so quanto dura questo video, non so in realtà cosa ho detto e non so in realtà cosa. Però grazie per avermi fatto compagnia anche in questo video. E io vi mando un abbraccio grande e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!